Tomahawk Steak. Oggi vi farò vedere come si cuoce alla perfezione e la accosteremo con un ingrediente insolito ma che sicuramente vi piacerà. Tomahawk Steak si chiama così perché somiglia all'ascia utilizzata dalle tribù indiane d'America, del North Carolina e del Virginia. Il nome deriva dal termine antico tamaha, che appunto nel dialetto indigeno significa tagliare con un attrezzo. Fatto sta che la tomahawk è un piatto che è quasi sempre presente nel menù delle più antiche e prestigiose steakhouse americane e che sta diventando popolare anche qui in Italia. Precisamente la tomahawk è una bistecca di costata di manzo con l'osso della costata lasciato attaccato. L'osso è bello pulito ed è fatto di proposito, questa tecnica si chiama French the Bone, pulire l'osso alla francese, che per una presentazione da wow factor. Il taglio è definito dallo spessore della costola, che di solito arriva a pesare massimo circa 1,2 kg ed è l'ideale per 2-3 persone. La prima cosa è salare e preparare in superficie tutta la bistecca, quindi ci metto un bel po' di sale marino, possiamo anche abbondare perché vedete quanto è spessa, poi un po' di pepe, anche dall'altro lato. Poi me la giro così e vado ancora di sale sul lato. Ah, è un bel po' di pepe. Questa la lascio un attimo qui, poi inizio a preparare la griglia. Quindi mi copro tutta la superficie che più o meno mi interessa per cuocere questa bistecca. Quindi giusto il tempo che il sale e il pepe facciano uscire i succhi, poi ci metto un filo di olio, giusto un filo, così, e la massaggio piano piano. Massaggiamo anche sul lato alto, guardate quanto è spessa. Dopodiché siamo pronti. Allora, nel frattempo la griglia è diventata ovviamente rovente, cioè perfetto. Quindi me la porto avanti qua. Dopodiché la lasciamo cuocere per circa 6 minuti e mezzo per lato e la giriamo di 45 gradi ogni 3 minuti. Ho messo il timer e volevo dirvi che vedete questa griglia somiglia molto al broiler, che è l'attrezzo specifico che viene usato in America per cuocere le bistecche, perché ha anche una fiamma sviluppata nella parte superiore appunto che mantiene il calore omogeneo su tutta la bistecca. Qui diciamo che non è la stessa cosa, però si avvicina molto. Bene, è arrivato il momento di girarla di 45 gradi, uno perché la cottura sarà più omogenea e due perché la bistecca avrà quel classico texture a X. La bistecca è pronta, la lasciamo riposare qui per 5 minuti. Nel frattempo che questa riposa, volevo parlarvi dell'accostamento segreto che vi avevo detto nell'intro prima. Sto parlando di questo, il wasabi. In Italia, per esempio in Trentino Alto Adige, sono penso più di 100 anni che le carni vengono accostate con il rafano, che non è la stessa cosa, ma che comunque sia ha quel forte sapore ed effetto balsamico quando si mangia. Quindi questo è l'esperimento di oggi, tomahawk con wasabi. Lo taglio, poi lo prendo e lo grattugio così. Quindi ho grattugiato il wasabi, lo metto un attimo da parte ed ora è arrivato il momento di tagliare la bistecca. Mi metto dei guanti, quindi me la prendo, me la metto sul tagliere e la prima cosa che facciamo, tagliamo l'osso della costola. Quindi piano piano, li giro intorno così. Eccolo qua. E questo me lo conservo perché poi lo usiamo per impiattare. Poi questa ce la tagliamo contro fibra così. Oh, vedete? Guardate che bella cottura al sangue.
poi qui lo metto qua e voilà, tomahawk con wasabi. Bene, prendiamo un bel pezzo centrale, così vediamo pure la cottura. Oh, guardate, c'è qualche mosca, però dai, siamo all'aria aperta, quindi assaggio una. Prima, senza wasabi, così critichiamo la carne in sé per sé. Ha una buona texture, come vedete qua le fibre non sono ultra compatte, ciò significa appunto che ha riposato per un bel po' di tempo. Assaggio ancora. La carne è succosa, grassa al punto giusto. Adesso ne assaggio un bel pezzo con il wasabi. Ne prendo un pochino, forse un po' troppo. Questo qua, questo qua. Lo mangio. Salute. Come immaginavo, l'accostamento è perfettamente riuscito. Questo è il giusto equilibrio che un sapore balsamico dovrebbe avere sopra una bistecca. Quindi c'è chi mette la senape, c'è chi mette il ketchup, c'è chi mette il burro chiarificato, c'è chi mette il burro aromatizzato con la cipolla, con l'aglio, e c'è anche chi ci mette il wasabi. Io ce ne metto un altro po'. Spero che questo episodio su come cucinare un tomahawk a casa vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete like e vi ricordo che potete seguirci anche su Instagram @DinerMedia. Alla prossima, ciao!